Nel dramma della pandemia pensiamo al bene che possiamo fare, le parole del Papa nella Messa delle Palme, guardare i veri eroi di oggi, l'esortazione ai giovani. Il video racconto della battaglia quotidiana nell'ospedale di Sestri Levante contro il coronavirus, personale sanitario in prima linea e pazienti restituiti alla vita. L'obbligo delle mascherine in Liguria, se ci sarà, scatterà solo al termine della distribuzione a tutta la popolazione, lo conferma la Regione Liguria. Una perdita stimata in 200 milioni di euro per l'intero comparto agricolo, floricolo e pesca, allo studio soluzioni per gli agriturismi. Un anno dopo la riapertura, i sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure hanno ripercorso a piedi la provinciale 27, un segnale di speranza per chi non si arrende. Abbandoniamoci con fiducia al Signore per avere il suo aiuto in questo tempo, l'invito del Vescovo Tanasini nella Domenica delle Palme. Una giornata giovani social per i ragazzi della diocesi, con testimonianze, musiche e collegamenti, l'impegno guardare al futuro con fiducia. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tiguglio. Oggi in apertura i temi religiosi, con il messaggio lanciato da Papa Francesco nella Domenica delle Palme, la celebrazione che ha aperto i riti della Settimana Santa. Il Papa ha invitato a rivolgere lo sguardo al crocifisso. Il momento difficile che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a riscoprire che la vita non serve se non si serve. E ai giovani che ieri hanno celebrato la giornata loro dedicata ha detto: non abbiate paura di spendere la vita per Dio e per gli altri, guardando i veri eroi di oggi. Sentiamo. Quella della Basilica Vaticana deserta è un'immagine che occorrerà imparare a riconoscere. Francesco ha aperto la Settimana Santa con la Messa delle Palme celebrata in questo scenario inedito. Lo ha fatto ricordando che la consolazione di Dio nel dramma della pandemia passa attraverso la contemplazione di Gesù servo. L'invito è quello a guardare il crocifisso, chiedendo la grazia di vivere per servire. Arriva dalla Liguria la palma intrecciata che Francesco ha portato all'altare della cattedra nella breve processione nella navata centrale. Il pontefice ha incensato l'immagine di Maria Salus Populi Romani, custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore, e il crocifisso di San Marcello al Corso, davanti al quale il Papa ha pregato il 27 marzo scorso sul Sagrato di San Pietro. Nell'omelia Francesco ha ricordato che Dio ci ha salvato servendo. Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi, a prendere su di sé tutto il male, senza reagire, solo con l'umiltà, la pazienza e l'obbedienza del servo. Ha provato il tradimento e l'abbandono fino al lacerante perché gridato sulla croce, per calarsi nell'abisso delle sofferenze umane. Di fronte a questo, conclude il pontefice, possiamo e dobbiamo non tradire quello per cui siamo stati creati. Siamo al mondo per amare lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cosa di poco conto, a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Contattare chi soffre, pensare come servire nel bene in questi giorni, il Papa lo ha ricordato soprattutto ai giovani nella Domenica delle Palme in cui hanno vissuto la giornata loro dedicata. Guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Nella messa che Papa Francesco celebra ogni mattina a Casa Santa Marta, il pensiero è stato rivolto ai detenuti e anche al grave problema del sovraffollamento degli istituti di pena, pregando affinché i responsabili trovino soluzioni. Penso a un problema grave e c'è in parecchie parti del mondo. Io vorrei che oggi pregassimo. Il problema del sovraffollamento nelle carceri. E dove c'è un sovraffollamento, tanta gente lì, c'è il pericolo in questa pandemia che finisca in una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, per coloro che devono prendere le decisioni in questo, perché trovino
una strada giusta e creativa per risolvere il problema. E ora vediamo ai dati dell'emergenza in Liguria, diffusi questa sera dal presidente della regione Giovanni Toti. Salgono a 3.772 le persone positive al coronavirus, 41 in più rispetto a ieri. 595 le persone invece che sono decedute dall'inizio dell'emergenza, 39 nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono stati effettuati 15.533 tamponi. Le persone clinicamente guarite sono 657, mentre quelli che sono guariti con due test consecutivi negativi sono 180. Nell'ASL 4 sono 70 le persone affette da coronavirus, di cui 9 in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 405. E purtroppo nella nostra ASL si registra un nuovo decesso. Si tratta di una persona anziana, di un uomo di 83 anni, originario della provincia di Bergamo e residente nel comune di Rapallo. L'anziano è morto nella giornata di ieri nel reparto Covid dell'ospedale di Sestri Levante. Ed è proprio da questo reparto che arriva un messaggio di speranza, quello di medici e infermieri impegnati in prima linea che, nonostante l'emergenza, sono riusciti a registrare un video in cui si testimonia l'attività frenetica che si svolge all'interno del reparto, ma anche i messaggi di speranza che arrivano dai pazienti guariti. Sentiamo. Che bello vedere di nuovo la libertà, e questo grazie a voi. Abbiamo anche beccato una giornata. Dai, bello, bello. Ce l'abbiamo fatta. Bella. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Dai. La gioia di un paziente che lascia la terapia intensiva, i volti di chi indossa protezioni e maschere per decine di ore al giorno, le mani che si sfiorano attraverso le porte che separano i reparti, scene di vita quotidiana nei reparti Covid dell'ospedale di Sestri Levante, che altro non sono che quelle che si vivono nelle migliaia di strutture sanitarie di tutta Italia e di tutto il mondo e che raccontano l'impegno di chi ogni giorno combatte la battaglia contro il coronavirus, o perché colpito direttamente o perché chiamato a far guarire chi ne è vittima. Con un video l'ASL 4 ha voluto dire grazie a tutto il personale che si sta spendendo per questo, la professionalità e la sua umanità. Questo sacrificio lo potete vedere dalla divisa che indossano. Siamo in una guerra loro indossano delle vere e proprie armature. L'azienda sanitaria ha triplicato in poche settimane i posti di terapia intensiva, che da 8 nel Tiguglio sono passati a 21, destinando di fatto un'intera struttura ospedaliera, quella di Sestri Levante, per la gestione dei pazienti Covid. E se aumentano le persone che lasciano i reparti di terapia intensiva, si sta affrontando adesso la questione della gestione dei pazienti in dimissione. A questo proposito è questione di ore l'entrata in funzione della struttura allestita alle caserme di Caperana, a Chiavari, che potrà ospitare i malati in via di guarigione, ma ancora positivi, che non possono rientrare in sicurezza nelle proprie case. E questa struttura sarà operativa con circa 50 posti letto, qualcuno in più, al più presto, e ci permetterà davvero in questo momento di aumentare la produttività all'interno degli ospedali. La direttrice dell'ASL 4 ai microfoni di Telepace ha voluto ribadire ancora una volta l'importanza del rispetto delle misure di isolamento sociale, unico strumento utile per bloccare la diffusione del virus. Un invito la cui importanza viene racchiuso anche nella testimonianza di chi il Covid-19 lo ha contratto e grazie all'impegno di medici e infermieri lo ha sconfitto e può raccontarlo. Ragazzi, volevo veramente ringraziarvi tutti, siete stati grandissimi a tirarmi per i capelli quando c'è stato bisogno, e niente, mi ricordo tutto come una specie di sogno strano, però mi va veramente nel cuore. Grazie a tutti. La CISL Ligure chiede un riconoscimento economico più significativo e dignitoso per i lavoratori della sanità. Il sindacato ritiene che ciò possa avvenire sul modello di quanto accordato in Toscana. Questa mattina, durante il tavolo regionale dedicato alla prevenzione e alla sicurezza in ambito sanitario, il presidente Toti e l'assessore Viale hanno dato il loro parere positivo e la propria disponibilità. Sono iniziati questa mattina a Genova, ma saranno presto estesi a tutto il resto della Liguria i test del
dell'auto a cui vengono sottoposti i pazienti che hanno avuto il coronavirus ma oggi sono guariti, asintomatici e che aspettano doppio tampone negativo per concludere la fase di isolamento obbligatorio e tornare alla loro vita normale. Questi cittadini vengono convocati in determinati luoghi che raggiungono in auto per essere tamponati rimanendo seduti nella loro vettura per poi tornare immediatamente al domicilio dove rimarranno in isolamento sino all'esito dell'esame. Saranno le ASL a convocare queste persone, non ci si può autopresentare né si può effettuare questo test a richiesta del singolo cittadino. Un uomo di 75 anni è andato in escandescenza questa mattina all'esterno del supermercato Ileudi di Carasco. L'anziano non indossava la mascherina, mentre proprio da oggi a Carasco è scattato l'obbligo. Dopodiché ha preso l'auto ed è scappato. I carabinieri lo hanno fermato nel sottopassaggio all'inizio di Corso Millo a Chiavari. All'uomo, classe 1945, origine residente a Recco, gli sono state levate 3 multe per non aver rispettato le norme anticontagio. Una perché si trovava a Carasco, la seconda perché non aveva la mascherina, la terza perché era a Chiavari senza motivo. Infine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E nel corso di questa settimana saranno distribuite le mascherine ai liguri con tempi e modalità che verranno definiti per evitare assembramenti. L'obbligo dunque, se ci sarà, scatterà solo allora. Lo ha confermato questa mattina l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che ha aggiunto: i numeri di queste ultime ore sono il frutto delle rigide misure attuate sin qui. L'obbligo dell'utilizzo della mascherina per uscire di casa in Liguria, se ci sarà, scatterà quando sarà terminata la distribuzione. La conferma stamane da Regione Liguria, che si smarca dunque dalle confinanti Lombardia e Toscana. Avranno la mascherina obbligatoria per disposizione dei loro presidenti. Noi prima abbiamo detto che ci teniamo a distribuire tutte le mascherine ai liguri. Come lei sa, abbiamo detto che questa settimana inizierà la distribuzione. Quando tutti i liguri avranno una mascherina, io credo che ragioneremo del provvedimento. Intanto però, grazie ai rigorosi sacrifici fatti fin qui, i dati iniziano a far ben sperare. Che iniziamo ad avere un cauto ottimismo, dobbiamo dire cauto perché è chiaro che è un'emergenza che ci mette a dura prova e sarà così ancora nelle prossime settimane, però calano i ricoverati e direi che questo è un dato tendenziale che ci inizia a far intravedere almeno uno spiraglio di luce di qui alle prossime settimane. Dobbiamo ribadire che questo avviene perché le misure di autoisolamento e di contenimento del virus sono misure rigide, che capisco comportano molta fatica, ma che vengono applicate con grande attenzione da tutti i cittadini liguri, che ringrazio, e che sono fino a l'individuazione di un vaccino piuttosto che di una cura consolidata l'arma migliore, oltre a quella messa in campo dai nostri medici in prima linea, che vanno sempre ringraziati, che noi possiamo mettere in campo contro questo nemico invisibile, ma che è un nemico che ci mette a dura prova, credo, in una delle emergenze più significative del nostro paese, non solo della Liguria, dal dopoguerra ad oggi. Le misure di contenimento al momento non possono essere allentate, ma dall'assessorato regionale alla protezione civile arriva una timida apertura. Non è più un tabù iniziare a ragionare su tempi e modalità della cosiddetta fase 2. Direi che tendenzialmente ragioneremo questa settimana col mondo tecnico scientifico per capire quanto e come ancora andranno allungate le misure di contenimento, ma forse inizia a non essere più un dogma iniziare a capire anche della cosiddetta fase 2, cioè quali filoni potranno via via pensare di riaprire per ampliare la macchina del motore produttivo del paese, che è stata accesa solo per le condizioni di necessità, anche evidentemente ad altri settori che, ripeto, ci vorrà tempo, ci vorranno i pareri tecnico-scientifici, ma può iniziare, come dire, a ragionare di qui a qualche settimana, come dire, anche di qualche cosa che può pensare di riprendere. E tra i settori dell'economia che stanno risentendo pesantemente degli effetti dell'emergenza sanitaria c'è il comparto agricolo. Una stima approssimativa dei danni è stata tratteggiata dall'assessore regionale Stefano Mai, intervenuto questa mattina in diretta su Telepace. Allo studio misure per alleviare le perdite del comparto.
Una perdita stimata in 200 milioni di euro per l'intero comparto agricoltura, floricoltura e pesca, un settore che in Liguria conta circa 4.000 imprese per un totale di 10.000 addetti. La stima di Regione Liguria, che precisa tutti i comparti, sono in crisi anche perché in alcuni casi c'erano problemi pregressi come infestazioni che al momento non possono essere contrastate. La sofferenza si sta sentendo anche perché i nostri mercati non erano solamente locali, quindi non si stava parlando di una distribuzione dei prodotti agroalimentari liguri solamente sulla Liguria, ma in buona parte d'Italia, specie il nord Italia, ma anche il nord Europa. Il nostro turismo sostanzialmente è fermo e quindi il comparto che assorbiva buona parte dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze, il settore del turismo ovviamente ora non sta più acquistando. Particolarmente in difficoltà l'industria dei fiori, anche in considerazione del divieto di celebrare cerimonie, riti e funerali. Allora, noi siamo leader mondiali, specie nella produzione delle aromatiche, nostre famosissime aromatiche, che distribuiamo per il 90% in Nord Europa. I mercati sono totalmente fermi. Per quanto riguarda la pesca, si lavora per far slittare il fermo biologico. Voi sapete che i pescatori hanno durante il corso dell'anno alcuni periodi in cui obbligatoriamente devono stare fermi. Si chiama fermo pesca biologico. Io ho chiesto di anticipare questo fermo biologico oppure scomputare le giornate di pesca perse adesso e scomputarle sul prossimo fermo pesca, in modo da far recuperare qualche giornata di pesca a questi eroi del mare. Gli agriturismi potranno consegnare i loro prodotti a domicilio per recuperare una parte della perdita. Chiamare l'impresa del posto, l'azienda agricola, piuttosto che l'azienda ittica, e farsi portare frutta e verdura, pesce e quant'altro. Ma possiamo anche portare a casa i pasti caldi, quindi l'agriturismo e gli ittiturismo potranno consegnare a casa i pasti caldi alle persone che lo vorranno. Una passeggiata sulla strada deserta che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, un gesto simbolico compiuto da due sindaci, quello di Santa Margherita Ligure e quello di Portofino, insieme alla piccola Lisa di 7 anni, figlia di un medico impegnato nella battaglia contro il Covid-19 all'ospedale San Martino di Genova. L'obiettivo è stato quello di testimoniare la speranza di una ripresa sempre possibile quando si resta uniti e si cammina nella stessa direzione. Era il 6 aprile 2019. Dopo mesi di isolamento, la statale 27 di Portofino veniva percorsa da una folla di persone. Una festa aperta dalla benedizione impartita dal vescovo diocesano. La fine di un momento difficile per una zona fortemente colpita dalla mareggiata del 2018, della quale la strada martoriata dalla violenza delle onde era diventata un'immagine simbolo. A distanza di un anno, i sindaci di Santa Margherita Ligure e Portofino sono tornati a percorrere la litoranea. Non è stato possibile riproporre la festa per l'emergenza sanitaria in atto, ma il gesto è stato comunque ricco di significati. Abbiamo a rifare questa passeggiata, purtroppo in solitudine, portiamo con noi a testimonianza però dell'evento dello scorso anno una bambina che rappresenta tutti i bambini di Santa Margherita Portofino, che è figlia di un medico che è in prima linea al San Martino di Genova, reparto Covid, quindi è anche significativamente un elemento di congiunzione dall'anno scorso a quest'anno, e siamo contenti che questa splendida giornata di sole illumini questo sentiero ricostituito, e siamo convinti che come le nostre comunità lo scorso anno hanno saputo reagire, hanno saputo superare la crisi, così avverrà anche quest'anno. La testimonianza che si è voluto dare alla comunità locale e anche al mondo intero è quella che con la forza di volontà e con l'aiuto di tutti sono possibili scenari di rinascita e di ripresa, un grande messaggio di speranza. L'anno scorso eravamo qua a ringraziare le aziende che avevano lavorato sulla strada, quest'anno siamo qua a ringraziare i medici per il lavoro che stanno facendo per cercare di salvare il più possibile le vite delle persone.
È stata varata la quintultima campata del nuovo ponte di Genova, ne mancano ancora 4, 2 a Levante e 2 a Ponente, sempre di 50 metri, e poi la struttura d'acciaio del ponte che sostituisce il Morandi, crollato il 14 agosto del 2018, sarà ultimata. Con i vari oggi la struttura arriva a 910 metri di lunghezza. Test superato oggi per il Consiglio Comunale di Chiavari in videoconferenza. Giunta e opposizione hanno potuto partecipare a distanza. Tra i punti all'ordine del giorno, il più importante riguarda il via libera ad una variazione di bilancio. Il Comune ha inserito il contributo regionale di oltre 586.000 euro per i lavori di efficientamento energetico del commissariato di polizia, 400.000 euro per l'amministrazione di Capua, che l'amministrazione di Capua mette a disposizione per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla stazione ferroviaria, e altri 400.000 euro per l'ampliamento del parcheggio a Sarotti. Il prossimo consiglio si terrà entro la fine di aprile con la discussione del bilancio consuntivo 2019. E sempre a Chiavari, interventi straordinari alle condotte delle acque reflue e meteoriche in via Preli. IRING interverrà tra Largo Marzo Canepa e via Risso. Il tratto sarà chiuso al traffico e alla sosta a partire dalle 8.30 di mercoledì 8 aprile. È previsto un doppio senso di marcia in via Valparaiso e in via dei Velieri e in piazza Gagliardo per i residenti, i titolari delle attività commerciali. L'intervento ha la durata di 15 giorni. Le misure di contenimento andranno osservate in maniera rigorosa anche nei prossimi giorni che preludono alla Pasqua. La Polizia Stradale ha intensificato i controlli in Liguria, specie lungo la direttrice nord-sud. Questa mattina 5 pattuglie hanno controllato il traffico dei veicoli all'altezza della barriera di Genova Ovest. Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni. E ora la pagina diocesana: come Gesù abbandoniamoci con fiducia al Signore per avere il suo aiuto in questo tempo di difficoltà. È l'invito di Monsignor Alberto Tanasini nella Domenica delle Palme in una cattedrale vuota per le disposizioni legate al coronavirus. Il Vescovo ha impartito a distanza la benedizione delle palme e dei rami d'ulivo. È anche giusto che abbiamo fiducia, la fiducia piena nel Signore, che ci aiuta ad affrontare le difficoltà e a trarre il bene anche e soprattutto nei momenti della prova. Si è dilatata abbracciando tutte le chiese della diocesi e tutti i fedeli che hanno partecipato da casa attraverso le frequenze di Telepace alla benedizione delle palme e dei rami d'ulivo. La cattedrale di Chiavari, vuota di persone, si è riempita della preghiera di un'assemblea unita attraverso case e comunità. E la Domenica delle Palme, durante la quale il Vescovo ha impartito la benedizione a distanza, così vissuta per l'emergenza coronavirus, diventi, oltre che una difficoltà, un dono per tutti noi che desideriamo rinnovare la nostra Pasqua, ha detto Monsignor Tanasini. La nostra celebrazione è occasione per ravvivare profondamente il desiderio dell'incontro col Signore Gesù. Quell'incontro che ci è stato proposto al suo ingresso a Gerusalemme. Anche noi vogliamo seguire Gesù, accoglierlo ancora nella nostra vita, ma non basta il gesto di esultanza. Bisogna che ci rendiamo conto che con quel gesto Gesù ci ha voluto dire che lui è il Messia, colui che è atteso dalle genti, ha spiegato Monsignor Tanasini. La folla osannante accoglie non un Messia guerriero che non entra in Gerusalemme per conquistare la città, ma si presenta come un re mite. Il Vescovo ha poi sottolineato uno degli aspetti del racconto della Passione secondo Matteo, il silenzio di Gesù. Un silenzio rotto semplicemente da un invito ai suoi di pregare con lui e poi da una preghiera sommessa nel giardino, nell'orto degli ulivi. Una preghiera di fiducia e di affidamento non staccata dal tormento, della paura, dell'angoscia. Una preghiera d'abbandono che vuole anche essere un esempio per tutti noi in questo tempo di prova. Noi che ci troviamo in difficoltà create da questa nostra pandemia che ci condiziona, noi sapremo trovare una via diversa da quella di avere fiducia, di abbandonarci alla provvidenza del Padre. È giusto che prendiamo tutte le precauzioni che sono richieste, ma è anche giusto che abbiamo fiducia. Più forti del coronavirus, i giovani della nostra diocesi hanno scelto di vivere comunque la giornata loro dedicata utilizzando i social network. In diretta su YouTube e su Telepace hanno proposto riflessioni e testimonianze partendo dal versetto del Vangelo di Luca: dico a te, alzati.
domenica, un caro saluto a tutti, benvenuti alla nostra giornata diocesana giovani. La conduzione di Don Luca Sardella da Rapallo, tante testimonianze dal Tiguglio, dall'Italia, ma anche dal mondo con Betlemme, Cuba e Perù, e infine la preghiera del seminario, tutto unito da uno slogan e da un richiamo, dico a te alzati, tratto dal Vangelo di Luca. Così i giovani, e non solo, della diocesi di Chiavari, hanno vissuto la loro giornata al tempo del coronavirus, lontani ma vicini attraverso i social network per guardare soprattutto al dopo, come ha esortato nel suo videomessaggio il Vescovo. Vogliamo pensare al dopo. Vogliamo che sia un alzarci per una vita più consapevole, più decisa, più entusiasta. Nei loro videomessaggi i giovani hanno voluto condividere il loro impegno per il futuro, le idee nate da questo momento di pausa forzata, a dare forza ad un legame a distanza anche la musica. Anche sta arrivando, tra un anno passerà. Ho imparato ad esercitare di più la cura verso le cose quotidiane. È importante per capire a che punto si è della propria vita, dove si vuole arrivare nella propria vita. Riparto cercando di non dare più nulla per scontato, apprezzando ogni piccola cosa e ogni piccolo momento. Ci sono stati tantissimi spunti di riflessione, anche Davide Cerullo, era molto bello quello che ci ha consegnato, per quando diceva che noi nasciamo dalla notte, che la vita nuova nasce sempre dentro la notte. E davvero l'augurio che ci facciamo tutti è di scoprire quale sarà la vita nuova che nascerà dalla notte che stiamo attraversando adesso. La frase scelta dal Vangelo è proprio: giovane, dico a te, alzati. Ecco, cosa significa oggi alzarsi in questo momento in cui stiamo vivendo una situazione un po' di incertezza, di provvisorietà? Ecco, sapersi alzare significa veramente, come diceva il Papa, vivere la propria vita donata agli altri. E ora la notizia che riguarda un sacerdote missionario, andiamo a leggere sul nostro sito internet teleradiopace.com. Padre Pierluigi Maccalli è vivo, a dimostrarlo un filmato di 24 secondi che sarebbe stato girato nel nord del Mali pochi giorni fa. Il gruppo jihadista responsabile del suo rapimento ha contattato indirettamente il quotidiano Avvenire. In un fermo immagine compare anche un altro rapito, Nicola Chiacchio. Il religioso della SMA era stato sequestrato la sera del 17 settembre 2018. La conferma che Gigi è in vita, cosa che qui non abbiamo mai dubitato, scrive padre Mauro Armanino dal Niamey, arriva come l'elemento che in questo transito verso la Pasqua fa toccare con mano l'imprevedibilità della speranza. Sul nostro sito trovate integralmente tutto l'intervento di padre Mauro Armanino. A Lavagna i buoni spesa possono essere richiesti via web. L'iniziativa è in vigore sino a mercoledì compreso. I voucher saranno consegnati direttamente a casa. Per aderire occorre compilare l'apposito modulo pubblicato sul sito del comune e inviarlo alla mail assistentisociali@comune.lavagna.ge.it. Sarà solo il personale della locale Croce Rossa, previa telefonata richiedente, a recapitare i buoni spesa. Gli addetti saranno riconoscibili dal vestiario e dal numero del tesserino. Parte oggi a Rapallo, grazie al Comune, ai consorzi Tassano e Agorà, la consegna domiciliare dei generi di prima necessità ai primi 50 beneficiari dei buoni spesa. Le domande pervenute ai servizi sociali sinora sono oltre 450, ma continuano ad arrivare nuove richieste. A breve verrà comunicato l'elenco degli esercizi commerciali, anche questi in aumento, nei quali sarà possibile spendere i buoni. E ora la cronaca. Un uomo di 70 anni quest'oggi è caduto da una scala compiendo un volo di 2 metri. Il fatto è accaduto a Barbagelata, nel comune di Lorsica. Sul posto il 118, la Croce Rossa di Cicagna. L'uomo è stato trasportato in elicottero in codice giallo al San Martino di Genova. Un 40enne di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Chiavari per inosservanza al decreto per il contenimento del coronavirus. L'uomo è stato sorpreso sulla passeggiata a mare, che al momento è chiusa, e è stato multato per aver fornito motivazioni che non rientravano tra quelle che consentono la libera circolazione delle persone.
I vigili del fuoco di Chiavari sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a spegnere un incendio che si era sviluppato nei Rone in un bosco in località Giassina. L'intervento, portato a termine con 3 mezzi e 7 unità dei pompieri, è iniziato intorno a 00:30 e si è protratto sino alle 5:45 di questa mattina. Non sono state interessate abitazioni, mentre ad andare a fuoco è stato un bosco arbustivo per un'estensione di circa 1,5 ettari. Sul posto hanno anche operato i volontari antincendio di San Colombano Certeno. E ora siamo giunti al termine del nostro telegiornale, uno sguardo alla nostra programmazione serale. Subito dopo il TG potrete seguire la trasmissione direttamente su. Questa sera Telepace ricorderà San Giovanni Paolo II, il grande papa polacco scomparso il 2 aprile di 15 anni fa. In particolare riproporremo la puntata direttamente su dell'11 aprile 2005, subito dopo la morte e anche i funerali di Karol Wojtyla. Il Papa fu capace di trasformare la croce in amore, un grande esempio ancora oggi in questo tempo di emergenza sanitaria. L'appuntamento dunque con la storia nella nostra TV e dell'umanità, l'inizio alle 21:10 al canale 15 di Telepace. Ed è con questa notizia che concludiamo il nostro telegiornale. L'informazione invece torna domani alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa e poi alle 12:45 la prima edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo poi gli appuntamenti con le preghiere alle 9:30, alle 17 la Santa Messa e alle 20:30 ogni giorno la recita del Rosario presieduta dal Vescovo in diretta dalla Cattedrale. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.